Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata. Così potrebbe enfatizzarsi la situazione nissena. In un momento tragico come quello attuale, dove tutta Italia sta subendo le conseguenze negative del Covid-19, sia in termini di perdite umane, quindi dal punto di vista della salute dei cittadini, ma purtroppo anche dal punto di vista dell'economia. E mentre le priorità sono ben altre, che cosa fa il Movimento 5 Stelle qui a Caltanissetta? Pensa a nominare un portavoce del sindaco, il Rocco Catalino Nostrano, a ben 21.000 euro annui. È un provvedimento imbarazzante da parte del sindaco. Ricordo che durante la campagna elettorale aveva promesso, e l'ha scritto nel suo programma elettorale, che non avrebbe nominato il portavoce del sindaco. Ieri invece viene pubblicata su il sito del comune una determina con la quale si avvia l'iter per arrivare alla nomina di un portavoce. Un portavoce pagato 21.000 euro, in questo momento i soldi servirebbero ad altro, ed è questo che ho chiesto a nome della Lega, di revocare l'avviso pubblico. Caltanissetta di tutto oggi ha bisogno, tranne di un Rocco Casalino Nostrano, per cui invito il sindaco del Movimento 5 Stelle a comportarsi in maniera più seria. Revocate l'atto, destinate i soldi, quei soldi, quei 21.000 euro, ad istituire, come già ho proposto nei giorni scorsi, un fondo di emergenza coronavirus da mettere a disposizione di famiglie, lavoratori vari, imprese. La città è in piena emergenza, non abbiamo bisogno di un portavoce del sindaco.